Dunque, il cardinal Sean O'Malley che oggi festeggia il suo compleanno. Felice Piemontese, ben trovato nel nostro spazio, nostro perché condiviso quest'oggi, per parlare di uno dei temi che caratterizzano anche la tua presenza in questo nostro programma. Parliamo di Costituzione. Ciao Nicola, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici anche quest'oggi. Sì, vogliamo aprire questa breve parentesi sui 75 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. Oggi lo vogliamo fare con il professor Enrico Cuccodoro, che è professore associato di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, che è collegato con noi in remoto. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo forse un problema di ritorno audio in studio, vediamo se. Ok, adesso credo di la sentiamo. Allora, professore, dicevamo 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, quanto è ancora attuale questo testo costituzionale? Si parla sempre di modifiche, di riforme costituzionali. Qual è l'attualità che ha oggi questo testo costituzionale? Naturalmente la Se vuole, Costituzione professore, può vive spostarsi la leggermente storia della indietro. Repubblica. Professore, può Mi spostarsi? sentite? Sì, può spostarsi indietro un po' dalla telecamera, così la vediamo meglio anche. Ecco, va bene così? Perfetto. Dicevo, la Costituzione vive la storia della Repubblica, quindi questo significa che è vitale in ogni momento della nostra esistenza. Mi sentite? Sì, la sentiamo, professore, però ha disattivato probabilmente la telecamera nel frattempo. Si Non sento molto è bene, purtroppo disattivata io. la telecamera. Ah, e quindi come la possiamo Possiamo riattivare? sentirla Allora, la comunque. possiamo sentire, ecco, può comunque parlare. Ecco, va bene. Allora, dicevo, naturalmente si parla di riforme, si parla di trasformazioni, ma la Costituzione è anche, come dire, nel quotidiano di ogni giorno. Mattarella parlava, il presidente Mattarella parlava di cassetta degli attrezzi, no? E un grande costituente come Piero Calamandrei diceva: per animarla serve un popolo, serve una passione. Come soprattutto lo può essere quella dei giovani, perché naturalmente per i giovani la Costituzione deve essere una compagna di viaggio e naturalmente costituenti di grande spessore come Aldo Moro, come Sandro Pertini, vedevano nella possibilità che le nuove generazioni potessero aggiungere, potessero completare ciò che a loro non era stato possibile realizzare, attuare, no? Si è parlato di Costituzione come una pagina bianca che deve essere quotidianamente aggiornata, quotidianamente completata. Ecco, le nuove generazioni hanno questo compito, quindi questo impone anche una consapevolezza, impone una, come si dice oggi, una cittadinanza responsabile e consapevole, soprattutto per le nuove generazioni. Professore, Detto questo, naturalmente. lei ha anche scritto un libro. Ecco, chiederei anche alla regia di farlo vedere. Abbiamo la copertina, Gli Impertinenti, in qualche modo dedicato a una figura importante, storica per la nostra Repubblica, quella di Sandro Pertini. Perché, ecco, quest'idea? Perché questo lavoro? Ecco, come dicevo, sia Aldo Moro che Sandro Pertini erano amici ed erano deputati costituenti. E a diverso modo, Aldo Moro era un professore di università, Pertini era un politico puro, tutto questo comportava per loro, come dire, la constatazione che intorno alle nuove generazioni ci fosse un vuoto e questo vuoto dovesse essere colmato. Dovesse essere colmato proprio con l'approfondimento, con le trasformazioni, con le modificazioni che nel corso dei tempi si sarebbero rese necessarie, no? E naturalmente il mio libro è anche, come dire, una missione civica. Io ho voluto testimoniare la conoscenza personale che ho avuto sia con il presidente Pertini che con la sua cara moglie, Carla Voltolina Pertini. E questa avventura, questa conoscenza che io
ho avuto nel corso degli anni, alla fine poi si è trasformata in una testimonianza, in un ricordo appunto di questo libro dedicato a loro, di questo viaggio dedicato a loro, che inizia il primo di marzo 1980 a Foggia e si conclude poi il 4 marzo a Maglie, dove il presidente Pertini intende proprio onorare l'amico Aldo Moro e naturalmente si reca nella sua città natale per come dire, quasi a testimoniare il fatto che se i brigatisti non lo avessero trucidato insieme agli uomini della sua scorta, molto probabilmente Aldo Moro sarebbe stato il settimo presidente della Repubblica. Professore, le quindi chiedo per terminare questo spazio, purtroppo abbiamo tempi televisivi, quindi stiamo andando abbastanza veloci. Le vorrei chiedere, abbiamo 30 secondi, ecco, veramente lampo, si parla di premierato, si parla di riforma della Costituzione, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, cosa ne pensa? Naturalmente le modifiche costituzionali sono sempre possibili attraverso l'articolo 138. Le idee sul presidenzialismo sono ancora molto confuse. C'è chi vuole un'accentuazione dei poteri del Presidente della Repubblica eletto dai cittadini, quindi una Repubblica che si trasforma da parlamentare in presidenziale, ovvero altra soluzione, modello inglese, cioè un poteri forti del Premier, del Presidente del Consiglio. Si discute ancora, sono quasi 40 anni che discutiamo di questo, vedremo nei prossimi tempi le decisioni che il Parlamento intenderà introdurre. Ma teniamo presente che poi il popolo si pronuncia e si può pronunciare anche con un referendum appunto sulle modifiche che il Parlamento introduce. Purtroppo nel caso italiano i referendum hanno sempre sortito effetto negativo perché il popolo ha inteso confermare il disegno attuale della nostra Costituzione. Quindi un dibattito aperto, le soluzioni come ho detto sono sul campo, valuteremo nelle prossime settimane quali saranno le indicazioni che il Parlamento vorrà dare a queste trasformazioni anche della forma di governo. Grazie allora Enrico Cuccodoro, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, grazie per essere stato con noi e buona giornata professore. Grazie, buon lavoro e ancora saluti agli ascoltatori, grazie. Grazie, Nicola. Ci fermiamo per qualche istante, rimani qui in studio Felice per poi ritrovarci insieme subito dopo la pubblicità.